Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Forse non tutti sanno che in provincia di Rovigo ci sono dei campioni mondiali di pattinaggio a rotelle. Dopo aver sfornato atleti del calibro di Marika Zanforlin, che in coppia con Federico degli Esposti ha vinto diversi titoli mondiali, la scuola dell'Olympica Skaters ha dato Natale a Elena Lago e Andrea Carnoli, vincitori del titolo mondiale 2010 a Portimão, in Spagna. È stata una bella esperienza sia la gara sia il ritiro con la nazionale e poi con la vittoria finale è stato ancora più divertente. È stata una grande soddisfazione, siamo contentissimi. L'emozione del silenzio prima dell'inizio della musica non ha uguali. È il momento in cui c'è più tensione perché poi una volta che inizia la musica basta, si parte. Sono molto emozionata fino al momento in cui inizia, dopo basta, la tensione va via insomma. Quando sei lì, io penso cascherò adesso al primo passo, poi se sto in piedi continuo, non ci penso troppo. I campioni mondiali rimangono sempre e comunque una grande fonte di ispirazione. Sicuramente ci si ispira sempre ai campioni mondiali, Patrick e la Bea, Matteo e la Sara, Enrico e la Laura, tutte le altre coppie che sono più brave di noi. I campioni di sempre, Patrick Venerucci e Beatrice Palazzi Rossi. I campioni, quattro volte campioni del mondo, Marika Zanforlin e Federico degli Esposti. Arrivare a questi livelli spesso vuol dire anche sacrificio. Si studia quando non ci si allena e quando vengo a Rovigo ad allenarmi mi studio in treno. Ci alleniamo tutti i giorni, lui viene qua a Rovigo il martedì, io vado sul fine settimana. Nei momenti in cui non ci si allena si studia e si fa tutto. Tempo libero non ce n'è molto e quel poco che c'è si cerca un po' di distrarsi perché non si può sempre pattinare, sempre scuola, pattinaggio, basta. Un altro pezzo della polisportiva Olympica Skaters sale sul podio con Ilenia Grigolato e Sara Vistosi, seconde nella specialità gruppi sincronizzato con il team Synchro Roller Bologna, del quale fanno parte da 4 anni e con il quale detengono il titolo europeo con il pezzo Infinity. Quest'anno avete vinto l'argento ai mondiali e l'anno prossimo si lavora per l'oro, vero? Spero proprio di sì, perché comunque è parecchi anni che si fa molta fatica nella squadra per raggiungere un ottimo risultato. Dopo il bronzo del 2009, l'argento del 2010, l'oro ci deve arrivare nel 2011. Speriamo, incrociamo le dita e è quello che sogniamo da tanto tempo. Il pattinaggio sincronizzato non è così semplice come sembra. Pattinare in 20 contemporaneamente e con precisione è molto difficile, anche se non può sembrare agli occhi di tutti, ma è un lavoro molto duro perché sono passi velocissimi e piccolissimi che bisogna fare contemporaneamente. Secondo me, dopo anni di pattinaggio sincronizzato si fa l'esperienza, quindi è già più facile riuscire a pattinare insieme ad altre ragazze, a essere più uguali e meno diverse possibili. Questo sport però ripaga con momenti indimenticabili. È stato il primo europeo quando abbiamo fatto la tarantella. C'è stata una parte dove c'era la musica O Sole Mio e in quel momento quando ho iniziato a cantare è entrato il sole nel palazzetto e diciamo ha illuminato la pista ed è stato molto bello. Io ricordo più bello è l'ultimo europeo a cui abbiamo vinto ed è stato prima della gara. E tutte noi contemporaneamente, senza pensarci, abbiamo cominciato a cantare la stessa canzone e proprio prima di iniziare la gara, di entrare in pista, ci siamo incitate battendo le mani e il pubblico con noi ed è stata un'emozione bellissima davvero. Tiziana Gasparetto, allenatrice dell'Olympica Skaters, ci spiega come sarà il 2011 dei neocampioni mondiali. Prossimi obiettivi, dunque da marzo ci saranno i campionati provinciali, poi regionali, campionati italiani e da lì si vedrà la possibilità di partecipare alle gare internazionali per il 2011. Per i gruppi invece cominceranno subito con i campionati italiani, poi i campionati europei e campionati del mondo. Sacrificio e passione accomunano questi 4 atleti da ormai diversi anni. Sacrifici che portano con costanza sul podio. Perché non esiste solo il calcio come sport.